Ciao e ben ritrovati sul mio canale. Oggi parleremo di galleggianti, quindi non perdiamo altro tempo, ma nelle lenze che cominciamo. Ok, siamo pronti. Ho preparato un po' di roba qui sul tavolo. Allora, che cosa ci occorre? Un galleggiante, tubicini per bloccare il galleggiante sulla lenza madre, girella a triplo snodo, torpilla o vetrino. Infine un amo, in questo caso del numero 6. Ok? Cominciamo. Quindi, lenza madre, galleggiante, dall'alto verso il basso. Infiliamo la lenza madre nel galleggiante. Prendiamo i tubicini e blocchiamo il galleggiante sulla lenza madre. Uno. E due. Quindi, in questo caso userò il vetrino, quindi vetrino, inseriamo il vetrino sulla lenza madre, perlina per proteggere il nodo sulla girella dagli eventuali urti del vetrino, girella. Leghiamo la girella, per i nodi vi metto il link in descrizione dei miei altri tutorial, li trovate lì, i nodi che sto usando qui, via l'eccedenza, ok, ci manca solo l'amo, anche qui tagliamo l'eccedenza, ricominciamo dal principio. Galleggiante fisso sulla lenza madre, poi vetrino, perlina di protezione agli eventuali urti del vetrino, girella a triplo snodo, terminale con amo numero 6 o 4, dipende dalle vostre esigenze. Ok, ci ho messo esattamente 3 minuti e mezzo. Ecco ragazzi, siamo arrivati al termine, molto semplice, terminale come dico sempre io alla portata di tutti. Ora vi spiego in linea generale cosa ho fatto. Ho inserito il filo nel galleggiante e l'ho bloccato con due tubetti siliconici. Questi due tubetti siliconici, mi raccomando, fate sempre attenzione quando acquistate galleggianti, perché alcune volte li vendono o senza o capita che non ci sono, oppure li perdete e così via. Se andate in qualsiasi negozio di pesca, vendono il kit di tubetti di silicone di ogni grandezza, da tagliare, da qualsiasi misura. Io ne metto sempre due sul galleggiante, perché il galleggiante deve rimanere veramente saldo sul filo. Perché questa pesca è una pesca che viene... è una tecnica effettuata in fase di recupero, non è una tecnica stazionaria. Quindi il galleggiante tende molto a spostarsi, infatti ogni 2-3 lanci controllate sempre la posizione del galleggiante sul filo. Poi, come avete visto, ho usato un vetrino, avevo anche una torpilla, però io ho usato un vetrino. Perché il vetrino? Il vetrino ha un peso specifico diverso dalla torpilla in acqua. Cosa significa? Tende ad affondare più lentamente ma a risalire molto più velocemente, quindi abbiamo maggiore azione di pesca, possiamo decidere di pescare o a mezz'acqua o quasi sotto il pelo dell'acqua in base alla profondità che abbiamo scelto spostando il galleggiante. La torpilla tende invece ad affondare molto più velocemente, quindi è una pesca da fare veramente quando fa freddo e quando si vuole pescare rasanti al fondo, quando le trote sono veramente sul fondo. I tipi di ami che si usano, l'amo che ho usato nella fase di preparazione del terminale era un amo simbolico, ma gli ami che uso io sono variano dal numero 8 al numero 6. Io consiglio sempre di usare ami decisamente grossi, da così che non rovinare la trota, non ammazzarla. Io dove pesco io uso ami piccoli, perché le trote che vengono inserite là non si possono più ributtare dentro una volta catturate, quindi tanto vale andare sul sicuro. Però se vi trovate a pescare in laghi,
dove le trote sono selvagge e quindi avete l'opportunità di ributtarle in acqua, cercate di usare ami grosse, almeno potete, avete l'opportunità di fare catch and release. Come avrete visto, ho usato una girella a triplo snodo. Perché questo? Perché la siccome è una pesca che si effettua in fase di recupero, come già ho spiegato prima, la girella a triplo snodo è più dinamica, non è come la girella normale. La girella normale tende anche a bloccarsi alcune volte, quindi la girella a triplo snodo non fa creare memoria sul filo, quindi evitiamo molte volte groviglie e tutte queste cose. I tipi di esche che utilizzo sono principalmente pastella per trote o camola. La pastella per trote la trovate veramente in tutte le salse, quindi in tutte, qualsiasi marca ha una pastella per trote, almeno qui in Germania. Quella preferita da me è la pastella Berkeley. I due tipi che uso veramente così tanto sono la gialla e la bianca, giusto per darvi un'idea. Se vi approcciate con questo tipo di tecnica, potete provare direttamente, senza perdere tempo a provare tanti colori, provate subito con quella bianca e quella gialla, sono le migliori. Poi, in base alla giornata, in base al tipo di luce, se è nuvoloso oppure c'è il sole, quindi si variano i colori. Però questi due tipi di colori non mi hanno mai tradito, anche quella bianca è quasi sempre al sapore d'aglio e quella gialla al sapore di mais, però li trovate anche con altri tipi di gusti. La camola penso che chi pesca nelle acque dolci la conosce bene, va innestata sull'amo a T, se non sbaglio il tipo di innesto si chiama T, non voglio dire qualcosa di sbagliato, e in fase di recupero la camola tende a roteare come la pastella per trote. Spero di essere stato abbastanza chiaro, siamo arrivati al termine, spero di non aver dimenticato niente. Se vi è piaciuto il video mettete un mi piace, iscrivetevi al canale, commentate se c'è qualche dubbio. Come chiudo sempre, se avete problemi, se siete stressati, andate a pesca che vi passa.